Incerti Luca, caposquadra dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, siamo sull'incendio di questa notte a Gardo di Bibbiano. In che condizioni siamo? Adesso siamo attualmente in condizioni di sicurezza, l'incendio è stato completamente estinto, si stanno facendo solo delle verifiche sugli impianti elettrici e quant'altro. E l'incendio si è sviluppato questa notte intorno a mezzanotte 40, abbiamo impiegato 6 squadre provenienti anche dalle province limitrofe di Parma, Modena e da tutti i distaccamenti della nostra provincia. Ed è stato messo sotto controllo intorno alle ore 2. Intorno alle ore 2 diciamo che non c'era più pericolo che l'incendio si potesse allargare. L'incendio si è sviluppato nella zona esterna, il capannone, e poi è anche interessato parzialmente la zona interna sino all'arrivo delle nostre squadre che sono riuscite appunto a circoscriverlo. Verso che ora tutto era in sicurezza? Beh, intorno alle 2 l'incendio non si poteva più allargare perché era completamente circoscritto. Poi abbiamo dovuto terminare le operazioni di spegnimento di tutto il materiale che c'era all'esterno, quindi sono proseguite le operazioni fino verso le 6, le 7 per questa cosa. Adesso siamo qui per prevenzione, per i focolai più piccoli che si potrebbero ancora accendere, ma non, diciamo che ormai tutta la situazione è sotto controllo. Che materiale bruciato? Ho sentito parlare di fiamme alte 40 metri. Sì, in pratica è tutto materiale plastico che questa ditta ricicla e quindi esclusivamente materiale plastico, poi ha interessato parte del loro macchinario, ma principalmente parliamo di materiale plastico. La difficoltà è stata quella di separare appunto le fiamme e far sì che non potessero entrare e intaccare anche il materiale che, come vedete, è contenuto in maniera cospicua anche all'interno del capannone, per cui la nostra opera soprattutto è stata rivolta a far sì che non si allargasse l'incendio all'interno del capannone. Sull'origine penso che ancora non sappiate nulla. No, adesso sull'origine, le cause così, verranno fatte indagini, al momento non sappiamo nulla.